Notizia, una notizia curiosa, una notizia particolare, una notizia che riguarda un nostro carissimo amico Amerigo Brocco. Tre sue fotografie fanno parte delle 3.157 foto che sono pervenute al concorso organizzato dalla Regione Lazio denominato Bel Lazio. Amerigo Brocco ha partecipato alle tre categorie del concorso. Per paesaggi e natura del Lazio ho partecipato con il Castello di Chiena. Ecco, prego la regia di far vedere proprio le tre immagini interessate, anzi ce n'è una quarta, una sorpresa che vi faremo vedere anche. Ecco, praticamente ha ripreso nelle sue foto per partecipare al concorso del Bel Lazio, della Regione Lazio, chiaramente. Alcuni degli aspetti più belli, diciamo, della nostra città, come appunto il castello di Tacchina, per i borghi invece una veduta di piazza Santa Maria Maggiore, mentre per i sapori, è una bella immagine, guarda anche i sapori. Stiamo vedendo appunto la foto che riguarda i borghi, ecco questa bella veduta dal terrazzo del Palazzo Comunale dove Amerigo Brocco lavora, chiaramente ha preso questo scorcio ecco, dove si vedono i due tra i campanili più importanti della società, ovvero quello della collegiata di Santa Maria Maggiore in piena piazza, e in lontananza si vede il campanile della cattedrale di San Paolo sull'Acropoli, con queste tre belle bandiere, diciamo, quella europea, quella italiana e quella che invece individua proprio lo stemma del Comune dell'Atri, diciamo a contorno di questa immagine, mentre ecco il castello, bella veduta del castello, il castello di Tacchina, quindi questo per quanto riguarda appunto i paesaggi e la natura del Lazio. Per i sapori ecco una bella immagine, immagine molto caratteristica, soprattutto perché ha l'abitudine ogni anno di fare la conserva di pomodoro, ecco questo classico calderone nel quale vengono cotti appunto questi pomodori per poi essere imbottigliati e conservati per tutto l'anno, chiaramente per consentire di fare delle gustose salse, dei gustosi sughi. Ma c'è anche, ce l'ha fornita lo stesso Amerigo, una quarta immagine che riguardava una categoria fuori concorso, quella dei selfie. Ecco, molto curiosa, in realtà non si è ripreso da solo, Amerigo non ha ripreso, non, è un selfie un po' atipico, ma ha ripreso con la sua fotocamera, diciamo, questo palloncino con queste alghe che fanno, diciamo, sagomano un po' quella che può essere una figura umana, bello, molto spiritoso, molto bella anche questa foto. Ecco, gli scatti di Amerigo Brocco hanno ottenuto un buon punteggio. La commissione giudicatrice del concorso Bel Lazio era presieduta dal direttore del TG2 Rai, Marcello Masi, da Maria Elena Rossi, presidente dell'Agenzia Regionale del Turismo del Piemonte, e da Robert Piattelli, cofondatore BTO Educational. Bella notizia e tanti auguri, ecco, complimenti ad Amerigo Brocco, lo vediamo qui nella foto, ecco, proprio con una macchina fotografica in mano sulla nostra Acropoli, mentre stava riprendendo magari dei bei scorci della nostra città. Andiamo avanti con una notizia che riguarda il